Avanti con la trasmissione, parliamo anche di Soriano. Oggi abbiamo il direttore generale La Gamba collegato con noi. Buonasera direttore. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie di aver accettato il nostro invito. Una doppietta di Angotti, poi vi risvegliate con un gol di Greco, però non rientrate in partita e se ne esce fuori con una sconfitta. È un momento particolare per il Soriano. No, allora volevo segnalare che il gol è di Romeo, il capitano Antonio Romeo. Sì. Sì, no, nulla da recriminare, o comunque la squadra ha fatto una bella partita, primo tempo fatto comunque dalla Paolana, belle giocate anche del loro bomber Angotti, però penso che il pareggio stava anche stretto nella seconda parte nel secondo tempo, quindi nella seconda parte della gara, e devo dire che il Soriano c'è e sta facendo la propria parte. È normale una sconfitta che un pochino di rammarico per come è andata, però nulla da rimproverare comunque ai ragazzi e anche all'allenatore, che hanno fatto una buona gara. Praticamente bisogna cercare di ripartire, chiaramente la prossima gara sarà importante, sarà un'opportunità per ripartire, non ce ne vogliono in casa Roccella, però è chiaramente in difficoltà il Roccella. Ma ogni partita a sé, penso che al di là della formazione appunto del Roccella, si trova ultimo in classifica e non deve farci stare sereni e comunque guardarci sugli allori, perché comunque anche con l'ultima in classifica credo che giocheranno anche loro la partita la partita, e quindi bisogna fare attenzione. Noi cercheremo come sempre di giocare, certo un po' oggi al di là del risultato, però il Soriano comunque ha fatto un buon gioco anche sulle ripartenze, anche c'è da dire anche in inferiorità numerica abbiamo cercato di costruire comunque azioni su azioni. Da sottolineare anche l'ottima prova di Cannitello e anche di Chiarello, che comunque sono giocatori fondamentali, lo stesso Matri, e l'allenatore pure anche sui cambi ha azzeccato comunque i cambi, e devo dire, cioè, nel senso, hanno comunque giocato, non per fare un applauso alla nostra squadra, magari parlo della nostra squadra, però è giusto sottolineare chi ha visto la partita in campo ho notato questa cosa qua. Sì. È normale, la Paolana, cioè, nel senso, una squadra comunque di alta classifica, si sta giocando, è normale. Un po' mi ha deluso per quanto mi riguarda, una mia sensazione personale, un po' mi ha deluso, perché comunque per la squadra che magari si trova in classifica oggi ha giocato forse un po' meno, non so, però comunque ha dato merito anche alla loro vittoria, quindi niente, noi ripartiamo nuovamente come abbiamo sempre fatto anche dalle sconfitte, e si riparte e quindi si gioca. Innanzitutto dobbiamo conquistare più punti possibili per arrivare al traguardo della salvezza, e poi si vedrà. Vincenzo, una domanda per il direttore La Gamba, così lo salutiamo. Sì. Buonasera, no, io volevo chiedere che il Soriano ha un bellissimo gioco, un gioco frizzantino di una squadra che vuole sempre giocare e portarsi sempre avanti con i suoi giocatori. Se pensa che adesso sia il momento, con questi 5 punti di vantaggio, di cominciare a cercare di gestire la classifica, anche muovendola piano piano, anche con dei pareggi che magari vi fanno arrivare subito a quella quota salvezza che voi volete arrivare, ecco. Certamente sì, e magari accontentarci del pareggio sarebbe una cosa nel contesto della partita, però chiaramente nel contesto della partita, nel contesto della partita, come va la partita? Sì, nel contesto della partita, sì, questo sì, è normale, già anche dalla gara di mercoledì contro la Bovalinese cercheremo di andare lì, contro il Roccella, e quindi andremo a giocare anche lì la partita, sempre tenendo conto e avendo rispetto dell'avversario al di là della posizione in classifica. È normale, poi ci sarà invece domenica prossima la partita contro la Morrone, anche lì è una gara che noi vorremmo vincere, quindi non è normale che ogni partita scendiamo sempre con la determinazione e con la convinzione di dovercela giocare fino all'ultimo. Bene, grazie direttore per l'intervento.
Alla prossima. Grazie a voi. Buona serata. Direttore generale La Gamba del Soriano. Andiamo da Fanello, allenatore della Paolana. Buonasera, mister. Buonasera a voi.